quello che noi facemmo nel 93, che è stato un po' il ridisegnare le regole del segmento B, è quello che vogliamo di nuovo fare con la quinta generazione di Micra. Un veicolo che si presenta con un design completamente rivisto. Abbiamo preso quelle che sono le linee stilistiche che hanno avuto grande successo sui nostri crossover e le abbiamo di fatto traslate su questa vettura compatta, ma quello che è importante è che l'abbiamo arricchita di tantissima tecnologia, una tecnologia che va sia nella direzione della sicurezza, dotando il veicolo di dispositivi di asilo alla guida che sono unici per questo segmento, ma anche di tecnologia per l'entertainment a bordo. Si potrà quindi usufruire di uno schermo 7 pollici sulla console centrale che potrà essere connesso con i dispositivi Apple attraverso l'Apple Car ed inoltre un sistema di diffusione del suono davvero innovativo, unico, esclusivo per la Micra, realizzato in maniera specifica da Bose. Un elemento importante su cui puntiamo è anche la possibilità di personalizzare, cioè di cucire di fatto la vettura intorno a quelle che sono le caratteristiche, ecco, di un cliente. E quindi daremo l'opportunità di giocare con colori esterni della carrozzeria, colori interni, alcune parti della carrozzeria, per arrivare fino a 110 possibili combinazioni. E questo consentirà, come ho detto, di guardare alla Micra come fosse un vestito che ti cuce addosso. Torniamo finalmente in quello che è il mercato delle motorizzazioni diesel. Con la generazione 4 di Micra avevamo soltanto le versioni benzina e GPL, oggi invece possiamo andare a soddisfare l'80% circa della domanda di veicoli segmento B avendo la motorizzazione 1500 turbo diesel. Quindi complessivamente avremo 3 motori, 2 benzina, un 900 e un 1000 e un 1500 turbo diesel. Con il lancio della nuova Micra stiamo testando a Parigi un progetto innovativo di car sharing che è basato consentire a persone che hanno esigenze di mobilità durante la giornata che possano essere compatibili di acquistare un unico veicolo, cioè di fatto esistono N clienti che acquisteranno una Micra e divideranno, per così dire, le spese sia di acquisto che di gestione del veicolo. Tutto questo è fatto attraverso una piattaforma innovativa che prima di tutto cerca di capire quali sono le esigenze di mobilità dei vari clienti in termini di orari di utilizzo del veicolo e di aree di utilizzo del veicolo e poi li combina insieme in modo da trovare profili che possano essere integrati tra di loro in modo tale da avere il massimo utilizzo del veicolo durante l'intero corso della giornata. Noi riteniamo di avere un prodotto che ha tutte le caratteristiche per poter vincere ancora una volta il Car of the Year. Micra lo ha già vinto nel 1993 e quindi la vettura tra l'altro è coentrata tra le finaliste, quindi evidentemente anche la stampa che poi dovrà dare il giudizio finale l'ha ritenuta per il momento degna di entrare nella finale. Noi riteniamo di avere le caratteristiche anche per poter vincere questo premio, vedremo.